Oh ragazzi, io cioè non so, mi lascio andare una volta a un'esternazione e poi il destino me lo mette sempre in culo. Avevo detto nel video dell'Europa League di Inter Milan, insomma, che avevamo dimezzato gli infortuni e poi nel giro di 2 o 3 giorni, che dire, prima Marchisio, poi sono infortuni non gravi, leggeri, però a questo punto della stagione rompono le palle. Io comunque avevo la sensazione che a Roma, contro la Roma, Allegri avrebbe comunque usato Pjanic e Rincon. Non per altro, ma perché la Roma recupererà Nainggolan e con le caratteristiche che ha Nainggolan vedevo meglio un Rincon a centrocampo. E io sono sicuro, poi ovviamente verrò smentito anche qua perché ormai a fine stagione si va sempre così, però ho la sensazione che Rincon, qualora dovesse giocare domenica, farà una grande partita. Molti lo sminuiscono. Altra cosa che mi fa girare parecchio le palle è che c'è gente che sminuiscono adesso Marchisio e Khedira per due infortuni. Allora è vero, Marchisio, è vero, ne ha avuti tanti, ma dopo la rottura dei legamenti non si può pretendere che questo qui tornasse al 100% subito, lo ha detto Allegri. Questa ricaduta ce l'ha perché comunque ci vuole un anno e mezzo. Strootman ci ha messo un anno e mezzo, ragazzi, a tornare e non è neanche più quello di una volta. Marchisio, bene o male, invece ha fatto de delle partite sul profilo tecnico e tattico molto interessanti a livello del pre-infortunio. Quindi non cioè, veramente ho letto dei commenti che ho detto: ma quanta gente non capisce di calcio? Quanta? Perché il fatto di dire che vabbè, questo Marchisio qui, che Marchisio adesso stava tornando ad alti livelli, ha fatto delle partite allucinanti. Poi mi dicono che Khedira è sempre rotto, che Khedira ha avuto due infortuni. Probabilmente è stato uno dei giocatori che ha avuto meno infortuni della rosa della Juventus quest'anno. Voi vedete partite col paraocchi, partito preso. Khedira era stato sottolineato, evidenziato come un giocatore che aveva sempre infortuni. L'anno scorso posso confermare che ne ha avuti tanti. Quest'anno ne ha avuti due, se tutto va bene. E rompete il cazzo con Marchisio, con Khedira, che è un giocatore che si infortuna sempre. Ma cioè, parlate con la verità, non parlate con, come dico sempre, chiacchiere da bar. Perché queste sono chiacchiere da bar. Comunque, ripeto, non mi preoccupa tanto la partita contro la Roma, anche se cazzo, io volevo andare a Roma a cercare di vincerla. Poi se arrivava un pareggio va bene lo stesso, ma comunque vincere lo scudetto a Roma, ok? E il fatto che comunque complichino un po' le cose, Allegri comunque vede i giocatori tutti i giorni, 2 ore al giorno praticamente, quindi sa meglio di me chi mettere. Per me metterà Pjanic e Rincón perché comunque sono le uniche soluzione, almeno che non voglia rischiare Lemina o Sturaro, ma penso di no, dato che comunque Pjanic è un regista da quest'anno praticamente. Quello che mi preoccupava e che mi preoccupa più che altro è per la Coppa Italia, perché se non ti recuperano se non ti recuperano Khedira e Pjanic, con Pjanic, sì, Khedira e Marchisio, porca troia, oggi sono veramente rincoglionito. Khedira e Marchisio, hai Pjanic squalificato, chi cazzo metti? Rincón, Sturaro, centrocampo in finale Coppa Italia. Sono queste le cose. Quando Mughini diceva: noi non faremo il triplete, ripeto, questa è un'ossessione interista. A me, sinceramente, ripeto, se perdo la finale Coppa Italia e vinco la Champions League, sono sicuro che possa andare così. Firmerei subito di vincere la Champions League e non vincere la finale Coppa Italia. Però siamo in corsa per tutto e quindi giochiamo per vincere tutto. Però cioè, il triplete è una sessione interista perché sanno che nella storia gli è rimasto solo quello da aggrapparsi. Noi possiamo tirare fuori una valanga di cose, ok? Che fa sì, cioè, rappresenta la nostra storia praticamente. L'Inter invece ha solo il triplete, è quella la verità. Però Mughini ha detto una cosa giusta: noi non faremo mai il triplete perché non abbiamo il culo dell'Inter. Ma questa è la cosa sintomatica, insomma. Io ripeto, quando l'Inter andò in finale di Champions League, eliminando il Barcellona, ho detto loro la vincono. Poi fatalità, non so, uno tra Ribéry e Robben si era anche fatto male, quindi saltò anche la finale. Però il Bayern Monaco di quella, dato che tutti dicono ma questo non è il Barcellona del 2010, beh, il Bayern Monaco del 2010 non è il Bayern Monaco di adesso.
perché voi avete eliminato in semifinale un gran Barcellona e noi abbiamo eliminato un gran Barcellona in quarti finale comunque, perché questo chi mette in dubbio le qualità del Barcellona è ridicolo e pagliaccio, questo di sicuro. Però voi in finale avete battuto un Bayern Monaco che non è quello di adesso, che non è quello dell'anno scorso, che non è quello di 2 anni fa. Il Bayern Monaco di adesso, secondo me, è molto più forte rispetto a quello. Poi ripeto, la vostra finale l'avete vinta più che altro a Barcellona, quello senza alcun dubbio, avete fatto una grande partita, un doppio confronto bello, per carità, con episodi arbitrali di qua e di là, nessuno lo mette in dubbio. Però se voi mi venite a dire il Barcellona di adesso non è più quello di una volta, io vi dico il Bayern Monaco del 2010 non è il Bayern Monaco di adesso. Tutto lì. Tornando a noi, sono fiducioso di quello che farà Allegri sicuramente. Pjanic e Rincon, però il fatto è la finale Coppa Italia. Quello è. Perché abbiamo tre giocatori fatalità. Cazzo, non si è fatto mai nessuno fino a lunedì, martedì. Da martedì che inizia il rush finale con le 5 partite. Si fa male che dire, si fa male Marchisio. Questa è la sfiga nostra. Io non pretendo che si faccia male qualcuno del Real Madrid o della Lazio o della Roma, ok? Anche se è successo che Dzeko salterà la Juventus. Però non pretendo questo. Io pretenderei solo che i nostri stessero bene. Solo questo. Vabbè. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona serata. Adesso mi vado a vedere Fast and Furious 6 su Italia 1. Ah sì, Benatia ha rinnovato. Sono contento. Piccola, non faccio un video per Benatia. Però sono contento perché? Perché Benatia ha 28-29 anni. Prendere al posto di uno di Barzagli penso il prossimo anno, fra 2 anni, dopo il 2018, e quindi se guardate un po', questo 17 milioni non sono neanche tanti per il mercato che c'è adesso, se guardate un po', la futura coppia difensiva sarà Benatia Rugani con Caldara a riserva. Caldara farà la fine di Rugani, nel senso che crescerà insieme a questi due giocatori, che Rugani e Benatia c'era già l'esperienza, Rugani crescerà di esperienza e poi faranno crescere anche Caldara, e poi ci sarà sempre diciamo una rivoluzione generazionale ogni volta quando finirà la carriera qualcun altro. E così la Juventus ragiona anche in futuro ed è una grande tattica, un grande progetto. Ecco perché i giocatori anche delle altre squadre italiane come Higuaín e Pjanic scelgono di venire alla Juventus, non perché potrebbero scegliere altre squadre in Europa, ma semplicemente perché la Juventus in questo momento, secondo me, è una delle squadre europee, non italiana, europee, che presenta un progetto più serio e più duraturo. Questa è la verità. Un saluto a tutti e fino alla fine. Forza Juventus!